La mattina del 21 settembre 1990, il magistrato Rosario Livatino, a bordo della sua utilitaria rossa, stava andando al lavoro, percorrendo la statale per Agrigento. Nessuna scorta, era da solo alla guida quando all'altezza di Contrada Gasena venne intercettato e ucciso dai sicari assoldati dalla Stidda, l'organizzazione mafiosa attiva nell'Agrigentino. Non aveva ancora compiuto 38 anni. Sostituto procuratore al Tribunale di Agrigento dal 1979 e poi giudice a Latere, aveva condotto importanti inchieste contro la criminalità organizzata locale, utilizzando in particolare lo strumento della confisca dei beni. Affidava tutte le sue giornate alla tutela di Dio, Rosario Livatino. Cattolico fervente, per lui tutto era questione di vita o di morte, ma prima ancora di vita vera e di fede limpida, ha detto oggi il presidente della CEI, il cardinal Bassetti, in una messa celebrata in memoria del giudice, per il quale è in corso il processo di beatificazione, conclusosi nella fase diocesana in attesa del vaglio del Vaticano. Oggi, nel trentennale dell'assassinio del magistrato, tante le commemorazioni previste, a cominciare dalla sua Canicattì, dove il centro studi Pio La Torre vorrebbe realizzare una casa museo nell'abitazione di Livatino e per questo ha lanciato un appello al capo dello Stato, il quale ha ribadito come la memoria di Rosario Livatino richiami alla necessità di resistere alle intimidazioni della mafia opponendosi a compromissioni e indifferenza.